chiede 100 euro a un barista e lo minaccia. Ma proprio in quel momento, nel locale, entrano i carabinieri per un normale controllo di routine e scoprono il tutto. Scattano così le manette per un 32enne di Sala Consilina, già noto alle forze dell'ordine. Il fatto è accaduto questa notte a Silla di Sassano, in un bar. Il 32enne, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Emanuele Corda, è entrato nel locale e ha minacciato il titolare del bar di male fisico se non gli avesse consegnato 100 euro. Proprio in quel momento sono entrati i carabinieri per eseguire un controllo dei clienti. Il titolare del bar, alla vista dei militari, ha subito denunciato il tentativo di estorsione. I carabinieri hanno quindi perquisito l'uomo, che nelle fasi di controllo ha anche opposto resistenza, e addosso gli hanno trovato un coltello di circa 20 cm e un grammo di hashish. L'uomo è stato quindi arrestato per tentata estorsione e ora si trova nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari. Nella nottata i militari poi della compagnia di Sala Consilina, nell'ambito di specifici servizi tesi a contrastare il fenomeno delle stragi del sabato sera, hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 30enne e un 22enne che, sottoposti ad accertamento etilometrico, hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore alla norma. Nel corso dei controlli, inoltre, sono stati sanzionati per una somma complessiva pari a 700 euro una ragazza e un ragazzo di 20 anni che avevano un tasso alcolemico superiore alla norma. Uno dei due è risultato anche neopatentato. Complessivamente sono state ritirate 3 patenti di guida e identificati nei pressi dei principali locali notturni quasi 100 persone. Nel corso del controllo, infine, è stata sequestrata anche un'auto per mancanza dell'assicurazione e sono state sanzionate 10 persone per mancato uso delle cinture di sicurezza.